Buonasera, eccoci, buon lunedì. Il nostro nuovo appuntamento con Tutti in Campo per riepilogare quanto accaduto sui campi di calcio e parlare attorno ai temi, quelli attualissimi del calcio dilettantistico in maniera particolare, Serie D, Girone I, Eccellenza e Promozione, in particolare Girone B, ma anche altre categorie a salire e anche a scendere, cioè quelle minori, prima categoria, seconda e anche la terza che è cominciata da un paio di settimane con tante novità. Il calcio quindi anche dei professionisti, ovviamente con delle finestre su, in particolare su Catanzaro, Crotone e Cosenza. Bene, abbiamo intanto gli ospiti qua in studio, ve li presento, dovevamo essere in tantissimi, quest'oggi siamo nel numero insomma desiderato, quello necessario per poter dialogare con agio, con calma. Abbiamo Mimmo Bruzzè, dirigente dell'Ardore, prima in classifica del campionato di promozione, per i più distratti, ma sono veramente pochi perché siamo nella fase già topica del torneo. Eugenio Minniti, il presidente dell'Ardore, e Mauro Beltramella, che è venuto il portiere, è venuto anche lo scorso anno e ci onora della sua presenza anche in questa nuova annualità televisiva. Collegati con noi, dicevo, dovevamo essere in tanti perché dovevamo avere anche dei dirigenti della Gioiese accompagnati, che non verranno, non ci saranno, non ci sono, accompagnati dal giornalista Antonio Romano, che inquadriamo, che comunque sarà con noi in web. Per non venire solo soletto, ecco, abbiamo preferito insomma, lasciarlo al caldo del suo salotto e quindi ci riferisce in web. Lo vediamo, lo salutiamo. Ciao Antonio, proviamo anche il microfono. Ciao Pino, ciao a te e tutti i tuoi ospiti in studio. E funziona perfettamente il microfono, vediamo se funziona anche quella, una sorta anche di prova generale, il primo collegamento per il saluto. Quella di Saro Bellè, che invece è con noi tutte le settimane. Ciao Saro. Ciao. Ciao. Tu hai seguito, come al solito, segui ovviamente la tua squadra, ma anche altro quant'altro accade, quindi ci interessa sapere un po' quello che hai seguito lei nel Reggino ieri. Tra poco parleremo quindi di Gallico Propellero, ecco, in maniera particolare, che interessa tantissimo gli ospiti che abbiamo in studio. Allora, cominciamo però dalla Serie D, quanto per essere un po'... Relativamente. No, non cominci, Presidente, cioè, allora... Risultati della Serie D, andiamo per ordine, vediamo cosa è successo sui campi in questo 16° turno. Fuori casa, La Fenice, Canicattì 1-0, fuori casa, Siracusa, Castrovillari 3-1, Locri, Igea 2-1, Ragusa, Licata 2-1, Trapani, Portici 2-0, Vibonese, San Luca 5-1, Casalnuovo, Acireale 2-1, Sant'Agata, Gioiese 6-0. Ecco, cominciamo subito a parlare. Nella classifica c'è il Trapani al comando, Siracusa al seguito, e poi abbiamo questa sorpresa in positivo del Casalnuovo, positivo per loro ovviamente. Casalnuovo è una sorpresa comunque perché la troviamo lì al 4° posto, quindi in zona playoff. Romano, inizio subito con te perché abbiamo finito adesso con questo 6-0, che però non è l'unica piaga di questa stagione. Io vorrei, così ci offri un po' spunto anche per la discussione qua in studio, capire... Che elenco c'è? Mi sento molto basso, Pino, però. E io poi... Ho il ritorno basso. Sì, allora questo è più un aspetto tecnico. Faccio la domanda, formulo la domanda. Quanti guai ha avuto la Gioiese? Già meglio. Ecco, quanti guai, dicevo, ha avuto la Gioiese dall'estate ad oggi? È lungo l'elenco? Da dove possiamo cominciare? L'elenco è abbastanza lungo e non è nemmeno facile in una trasmissione riuscire a ricapitolare un po' tutto quello che è stato. Sicuramente sono problemi che nascono anche da lontano, non da quest'estate, ma forse qualcosina già dalla fine dello scorso torneo. Ci sono stati parecchi problemi sia a livello organizzativo, soprattutto dopo quella che è stata la frattura, diciamo, tra la dirigenza e la guida tecnica di mister Nocera e di conseguenza anche della stragrande maggioranza dei giocatori che l'anno scorso hanno formato la Gioiese. Tra l'altro quasi tutti i giocatori di Gioia Tauro. Da lì sono iniziati un po' i problemi perché si è dovuto ricostruire praticamente da zero un organico, lo si è fatto all'inizio facendo venire una miriade di calciatori da fuori Gioia, perché da fuori regione, sì. Soprattutto perché quelli, diciamo, del circondario per svariati motivi hanno preferito magari non vestire la casacca viola, e da lì diciamo si è creata molta confusione, ci sono state una miriade di spese non tra virgolette non preventivate, perché comunque poi quando vai a formare un organico con tutti i giocatori di fuori ci sono tantissimi costi a livello gestionale, cioè alberghi, ristoranti, abbigliamento tecnico. Poi c'è stato un via vai di calciatori, oltre i 40 penso come numero, quindi sono stati questi i principali motivi che hanno generato la confusione, dalla quale poi è stato difficile trovare il bandolo della matassa, e si sono creati problemi di carattere economico, con tanti sponsor che sono venuti meno, e questo anche perché la Gioiese purtroppo si ritrova a giocare fuori casa dall'inizio della stagione, non ha un proprio campo sul quale disputare le partite interne, è costretta a migrare per lo più a Palmi, ma ha giocato delle gare anche a Locri, anche a Sambiase addirittura. Questo è stato un grande handicap, perché ha tolto incassi, ha tolto sponsor, quindi ha creato un problema di natura economica che hanno portato adesso a questa situazione dove, ecco, i due, diciamo, il presidente Cesare Raso, coadiuvato dal suo sponsor principale, che poi sappiamo tutti che è Francesco Sergi, che è anche il presidente della Palmese, che comunque ringraziamo per il suo apporto economico che è sostanziale, che ha dato comunque alla squadra, però in due sinceramente non riescono a sopperire a tutte quelle che sono le spese in un campionato, ecco, così dispendioso come quello di Serie D. Antonio, ascoltami, so che questa sera avremo delle difficoltà, perché fino a pochi minuti prima che andassimo in onda non c'era nemmeno la rete, però insomma, anche se arriva in ritardo, cerchiamo un po' di capirci. Fermati qua, perché io già ho riempito una pagina di problematiche che riguardano la Gioiese e francamente hai ragione tu, per poi svilupparle e trattarle ci vorrebbero più e più trasmissioni. Intanto mi pare che in Serie D questi sono problemi che ti comportano, insomma, situazioni di enorme disagio, e su questo non ci piove, ma poi sul campo comporta quel 6-0 che abbiamo visto anche ieri. Un attimo che adesso, insomma, li facciamo nostri questi problemi e cercheremo di trattarli quanti più possibile. Intanto mi pare che i problemi li abbia risolti l'Ardore, ma erano problemi, cioè, perché poi con il successo di ieri si è tornato alla normalità, con successi anche abbastanza sonanti, no? Tipo il 4-0 di ieri, appunto, con Rosarno. Ma era anormale qualcosa nei precedenti due turni, cioè col pari interno col Melito e poi con l'insuccesso di Maida? Cos'è successo? Sì, buonasera a tutti. No, io penso che il nostro problema, lo dico sempre, è stato un problema forse di un calo mentale, di concentrazione che abbiamo avuto nelle ultime gare, perché col Melito abbiamo disputato il più brutto primo tempo della stagione. Poi nel secondo tempo abbiamo reagito, abbiamo pareggiato, abbiamo preso 3 incroci dai pali, quindi solo per sfortuna non abbiamo, anche pur giocando male non abbiamo vinto. A Maida abbiamo giocato un bel primo tempo, secondo tempo c'è stato un episodio che gli ha consentito di passare in vantaggio, l'unico tiro in porta che il Maida ha fatto, anche se il Maida è una bella squadra molto ben messa in campo e attualmente forse una delle più in forma del campionato. Noi abbiamo avuto poi numerose occasioni, il loro portiere ha fatto veramente dei miracoli, abbiamo perso. Naturalmente sia come società che come anche direttore sportivo siamo intervenuti in settimana, parlando naturalmente con i ragazzi per cercare di capire quello che stesse succedendo, però diciamo che la reazione c'è stata, è stata una reazione veramente veemente, una prova gagliarda. I primi 30 minuti penso che siano stati i migliori primi 30 minuti del campionato, unitamente alla gara con la San Nicola da Crissa. Io dico sempre che questo campionato, che ne dica l'amico Saro Bellè, lo può perdere solo l'Ardore. Cioè, noi abbiamo allestito una squadra, io non voglio trincerarmi dietro, perché ieri ho sentito veramente, dopo il mio intervento in un emittente locale, cioè, ho assistito, io veramente c'è da mettersi le mani nei capelli, perché addirittura la nostra vittoria di ieri di 4-0 sul Rosarno si è è stata commentata negativamente dai componenti della squadra avversaria. Io dico, quando si perde 4-0 si dovrebbe avere il buon gusto e il buon senso, la ragionevolezza di quantomeno di tacere. Io l'anno scorso abbiamo perso 3-1 contro l'Africo, abbiamo soltanto fatto il mea culpa dando a Maida lo stesso, abbiamo fatto i complimenti al Maida perdendo 1-0. Quando si perde 4-0 il risultato non si può discutere assolutamente, Saro, perché poi si entra voglio dire, in un circuito particolare vizioso, assolutamente. Poi un'altra cosa da dire praticamente che secondo me, anche riprendendo anche altre interviste che ho sentito ieri, noi non siamo come altre squadre che non ci nascondiamo, cioè perché non siamo ipocriti. Cioè noi diciamo abbiamo allestito un organico per lottare per la vittoria per il campionato. Se non dovesse succedere, se arriva secondo o terzo non sarà un fallimento, abbiamo sempre disputato un campionato di vertice, quindi però ci sono altre squadre che hanno speso più di noi, hanno effettuato investimenti. Non voglio essere polemico, però non mi piace l'ipocrisia, ci sono sempre schietto e diretto, soprattutto nelle mie cose, quindi figuriamoci nel calcio. Quando naturalmente ci sono squadre che, compagni che hanno società che ne hanno investito molto più di noi e nel cuor loro praticamente sanno che devono vincere il campionato perché altrimenti falliscono, eppure praticamente vengono nelle trasmissioni e dicono sì, noi abbiamo fatto una per andare nei playoff, ma playoff quest'anno purtroppo secondo me non ci saranno. Vediamo cosa pensano anche gli altri. Quindi la situazione penso che sia, quindi ritengo è inutile trincerarsi dietro praticamente il velo dell'ipocrisia. Cioè, se tu spendi 200.000 euro, voglio dire che ci sono scompagini quest'anno per società che le hanno investite, non certo noi, che hanno speso molto più di noi, devi dire, noi abbiamo allestito, spendiamo 200.000 euro naturalmente per poter vincere il campionato, non è che spendi 200.000 euro per farti la passeggiata d'Ardore e salutare i dirigenti e la squadra dell'Ardore. Poi voglio dire un'altra cosa, perché non voglio essere polemico, perché non mi è piaciuto il commento dei dirigenti del Rosarno ieri. Ma lo è stato, Presidente. Ieri no, ma voglio dire, il problema è questo, cioè se non si può giustificare una sconfitta per 4-0 per giustificare dei fallimenti societari, non solo fallimenti gestionali, squadre che sono state all'inizio del campionato allestite per vincere il campionato, per gareggiare naturalmente e per competere nelle posizioni di vertice e trovarsi a 13-14 punti da noi. Quindi io dico soltanto che non so perché non ci sono soltanto, e quindi non so... mi sono molto stizzito perché quando si vince 4-0, quando si perde 4-0 bisogna essere praticamente umili, modesti, come lo siamo noi quando abbiamo perso a Maida, quando abbiamo perso con Gallico Catona, forse dominante a Gallico Catona, al Gallico, non mi ricordo, abbiamo detto ha vinto il Gallico Catona meritatamente. D'accordo, avvocato, ma non c'è l'altra parte, quindi non possiamo argomentare, però possiamo chiedere a Saro Bellè, che ha orecchie tese, perché nel Reggino ovviamente c'è tanto parlare, diciamo così, anche per giorni e giorni, anche in settimana si fa tanto parlare, anche del calcio dilettantistico, c'è tanta passione. Perché si parla male dell'Ardore? Se è vero che si parli male dell'Ardore, Saro? Siete invidiosi o cosa? L'invidia, l'invidia. Mi sento da quello che ha detto l'avvocato Melito, sono il suo primo tifoso, ha detto che ne dica Saro Bellè. Saro Bellè ha detto che pur avendola vista perdere a Gallico contro il Gallico Catona, ti voglio bene, Saro, l'Ardore, ho detto dalla settimana dopo che la squadra da battere l'Ardore, pur avendola vista perdere. Oggi lo riaffermo ancora di più perché il Gallico Catona non è più quello di quella giornata in cui ha battuto l'Ardore, perché manca dei suoi attaccanti principali. Sono andati via in questo momento 4 giocatori fondamentali: Vara, Zampaglione, Luca Bellè e D'Agostino, che è fortunato. Quindi il Gallico Catona in questo momento può pensare a tutt'altro, men che meno che vincere il campionato, a meno che non riesca a rimpiazzare al posto di Vara, di Zampaglione e di Luca Bellè altri 3 giocatori all'altezza, perché D'Agostino dovrebbe rientrare da qui a 20 giorni o un mese, bisogna vedere in che condizioni fisiche è dopo l'infortunio. Quindi smettiamo questo discorso che dica Saro Bellè. Saro Bellè ha detto che l'Ardore è la squadra da battere, scherzavo, Saro, dai. Che mai lo continuo a dire, anche se ha avuto diciamo, un inciampo a Maida, ci può stare, una partita storta può sempre nascere, anche perché Maida sta dimostrando tutt'altro, non sta dimostrando di essere una squadra come nel passato che lotta per non retrocedere. Maida è una squadra che ha ridosso delle battistrade, quindi detto questo, no, io devo anche la battuta del resto, no, la battuta, maggiormente diciamo rappresentativi da un punto di vista di quella che l'onestà intellettuale. Scusa che aspetta, Saro è un fiume in piena Saro, l'inciampo aspetta, Saro no, arriva in ritardo stasera, sono proprio Saro, l'inciampo praticamente non è stato nella gara col Maida, perché ci poteva stare. L'inciampo è stato nella gara interna col Melito, abbiamo perso i 2 punti che là veramente quelli, a me bruciano quelli, non quelli col Maida, capisci, no? Allora. Sì, sì, però voglio dire, a Maida era impensabile che nella peggiore delle cose si piglia un punto. Poi è chiaro, in questo campionato un fatto è certo, tolto l'Ardore, non mi pare che ci sia la squadra ammazza campionato. L'Ardore lo può fare perché ha organico, organizzazione, entusiasmo, un vulcanico presidente come te, e di cui io sono veramente orgoglioso di sapere che in giro per il calcio del tennis c'è gente come te. Perché purtroppo Saro, in altri paesi, penso ieri Siderno Villese che ho raccontato all'inizio, che c'erano 20 spettatori prima della partita, 50 alla fine del primo tempo e 100 alla fine, a me francamente dispiace molto, perché ci sono delle piazze che sono totalmente abbandonate. Voi per giunta giocate pure a porte chiuse, quindi figurarsi un po', non avete neanche il calore del pubblico. Perché questo è anche un fattore di grave e grande handicap. Allora, abbiamo che ringraziare. Fermo, Saro. Saro, torniamo in studio. L'Ardore è la squadra da battere. Allora, questa sera, torno a dire, abbiamo dei problemi col web, quindi arriva la mia voce tarda e lui chiaramente continua, Saro, quindi magari quando ti faccio segno fermati, Saro, perché la voce ti arriverà con qualche secondo di ritardo. E poi anche, fatemi spiegare, perché insomma siete già partiti in quarta, la gente a casa non sa, probabilmente avrà sentito un fuori onda che era amicale, era simpatico del Presidente, per carità, no? Nominava Saro, ma simpaticamente, quindi nessuna chiamata in causa, ecco. Mauro, ma qui c'è il portiere dell'Ardore, qui va e viene di squadre, no? Che fanno bene in maniera altalenante. Io mi riferisco all'alta classifica, ma quali sono secondo te le vere avversarie dell'Ardore? Buonasera a tutti. Fino ad oggi noi abbiamo giocato con tutti la squadra, quindi prima hai bisogno di vedere... Mancano due, se devono vedere queste due come sono composte. Vabbè, uno è Roccella. Sì. Non mi pare dire nulla. Ma noi rispettiamo tutti. Sì, no, per carità. La situazione è questa, che questo campionato è bastante parecchio rispetto al del torneo scorso. La squadra del Rosarno... l'abbiamo vinto, ma è una squadra molto ben costruita, si vede della qualità dello giocatore. Maida mi è piaciuto come hanno giocato il ruolo di squadra, era troppo compatta e andavano tutte in avanti, tutte indietro. Sì. Sono due squadre che hai bisogno di stare attento ogni partita. Dopo Gallico Catona, lo ha detto tu, che è successo con il giocatore, una squadra bella costruita. Vediamo se si può riprendere di questo giocatore che le mancano. E dopo Capo Vaticano sappiamo che in casa è forte, fortissimo, perché praticamente non concede punti là. Quindi noi abbiamo pareggiato, per noi è un punto positivo. La classifica molto concentrati, la classifica è parecchia, se vedi in lo punti, sì, quindi non c'è tanto distacco, ecco, tra pretendenti. Quindi pure il Melito, che è una squadra che magari non c'è lo punti che realmente meritano. Ma Mauro, perché... ma tu sei una persona esperta, che è successo col Melito? Perché una squadra... hanno giocato bene loro contro noi, hanno giocato benissimo. Voi, piuttosto voi, non loro, loro non è sta partita. Ma il calcio è appassionante per questo, perché io ho sentito dire tutti gli amici, non ho visto la partita, ma l'Ardore insomma sembrava di aver già vinto il campionato, con la testa per aria, eccetera, eccetera. No, noi sempre... noi sempre siamo rispettosi di tutti, questo come prima parola. E dopo Melito con noi ha giocato una bella partita, sì, veramente. Ce l'hai 4-5 giocatori importanti, uno in mezzo campo che mi ha piaciuto tanti, mezzala destra, e noi come tutte faranno una buona partita contro l'Ardore, per sì, è l'Ardore che deve recitare bene il proprio ruolo. Quello è un'altra cosa che io ho sentito in giro, come lo hai detto tu, tutti parlano dell'Ardore e la squadra a vincere, quindi quando arrivano con questa parola, sì, tutti la squadra mettono qualcosina in più, mettono qualcosina in più, quindi noi dobbiamo essere svegli in quella situazione, perché tu dopo che giocano contro noi vedi che perdono 5-0, quindi sì, magari mettono qualsiasi cosa in più contro di noi, sì, e quello noi lo dobbiamo risolvere, certo, e dobbiamo duplicare la gara per questa partita. Allora, brevemente, perché faceva cenno sì il Presidente, ma dal punto di vista tecnico, ecco quello che è successo ieri, e poi per, secondo te per quali ragioni si è lamentato la Virtus, fornendoci qualche dato di quello che è successo sul campo, magari anche fuori, non lo so. No, sul campo. Raccontaci qualcosa in più. Io ho visto solo il primo tempo, ma è stata una partita corretta almeno, poi non so nel secondo tempo, c'è stata un'espulsione sul rigore, ma credo era un fallo da ultimo uomo, quindi corretto. Ho sentito anch'io l'intervista del presidente del Rosarno, dove diceva che praticamente ci hanno regalato 2 gol all'inizio, che il risultato è stato troppo largo. Io ho visto la nostra squadra nei primi 20 minuti, una squadra devastante, praticamente abbiamo giocato da centrocampo alla loro area costantemente, non entravamo in area con una facilità unica, e i ragazzi sono partiti, volevano riscattare i due risultati di Melito e Maida, e quindi secondo me la grinta dei ragazzi, la grinta, proprio la voglia di riscattarsi, l'approccio mentale è stato devastante nei primi 25-30 minuti. Infatti chi ha visto la partita, 9 minuti dall'inizio eravamo già avanti di 2-0. Perciò non penso ci sia stata la squadra, Mimmo, fisicamente pure, no, perché fisicamente poi chi non ha lavorato bene in questo periodo ne risente. Noi abbiamo avuto anche noi qualche infortunio, abbiamo Patea fuori, Mimmo Carbone ieri che mancava anche per una leggera distrazione. Per mille ragioni, questo è un periodo in cui si sente. Grigora che ha avuto una botta al piede, speriamo si riprenda presto. Però i ragazzi che hanno giocato, abbiamo anche la fortuna di avere la squadra, come dice il Presidente, è stata costruita per vincere il campionato. Quindi abbiamo una rosa lunga, un'assenza non ci pesa rispetto ad un'altra squadra, perché magari ieri non ha giocato Mimmo Carbone, ma ha giocato Libri, che lo conosciamo tutti. Sì. È partito Matteo Liozzi per lavoro, ma abbiamo altri 2 attaccanti che possono giocare, perciò la rosa lunga ti fa anche ti aiuta, certo. Perché non patisci infortuni, squalifiche. Abbiamo preso Mirco Audino, che ieri ha fatto il suo esordio nel secondo tempo. Non è importante, domani dovremmo annunciare qualche altro, mi pare, no? Sì, no, ma infatti adesso stavo per chiedervi anche per quanto riguarda il mercato come interverrete o cosa. Dunque, Antonio, com'è stato tornare a casa sul groppone con 6 reti? Io sapevo che questa sera qualcuno dovesse tornare qui, no? Tu dovevi fare un po' qualcosa, calmierare la cosa. Non so cosa puoi schermare adesso a distanza e sul web rispetto all'umore che c'è a Gioia Tauro. Come stanno le cose? No, intanto non l'ho detto prima, ti chiedo scusa Pino da parte di Domenico Bagalà e del vicepresidente Saccà, perché ci sono stati dei problemi logistici che hanno impedito di essere lì presenti in studio, e loro ti mandano comunque un caloroso saluto a te, ci sarà modo, a tutti gli ospiti. Ci sarà modo, certo. Tornare a casa con 6 gol sul groppone, guarda, da un lato dispiace, perché comunque prendere 6 gol dispiace, però ti posso dire una cosa, noi siamo sinceri, dico noi perché fino all'azzeramento delle cariche io sono stato un dirigente di questa squadra, ho curato l'aspetto comunicativo della Gioiese, poi abbiamo azzerato tutte le cariche, ma comunque do sempre una mano d'aiuto. Noi siamo orgogliosi di quello che hanno fatto ieri i ragazzi in campo a Sant'Agata, perché siamo andati praticamente con un nuvolo di ragazzini, il più grande era del 2003, poi erano tutti ragazzi del 2004, 2005, 2006 e qualcuno del 2007 che hanno composto, diciamo, questo organico per la partita di ieri. Siamo orgogliosi perché sono scesi in campo con quella voglia di difendere i colori della Gioiese, lo hanno fatto con grande orgoglio, si sono battuti finché ce l'hanno fatta. La stragrande maggioranza di loro aveva giocato già il sabato nella partita della Juniores, sì, che ragazzi, sì, avevamo vinto con la Vibonese. Tra l'altro nel campionato Juniores la Gioiese si sta distinguendo veramente bene, sta facendo un gran bel campionato. Il giorno prima i ragazzi hanno giocato e vinto con la Vibonese, il giorno dopo sono partiti per Sant'Agata e hanno difeso la maglia che amano. Ho capito, Antonio, ascoltami, per carità ragazzi, tutto quello che vuoi eccetera eccetera, però qui la cosa che vogliamo subito sapere è futuro, cioè che succede adesso? Si sta muovendo qualcosa? Allora, così non va, così non va. Certo, così non va, però Pino, noi abbiamo il dovere di adesso di difendere questa squadra. Se dobbiamo scegliere tra ritirare la squadra come magari è successo alla Mezia oppure portarla avanti con i ragazzini, ti dico che la porteremo avanti con i ragazzini tranquillamente, perché noi abbiamo il dovere di difendere questo titolo fino allo stremo, almeno finché ci saremo noi, finché ci sarò io, Domenico Bagalà, Saccai e qualcun altro, questa squadra cercheremo di non farla morire, Antonio, così come l'abbiamo resuscitata qualche anno fa. Antonio, ascolta, al punto. Mi scuso ancora con la gente a casa perché abbiamo difficoltà col web, quindi ci sentiamo male e enormemente in ritardo. Ascolta, queste sono parole tue, ma la società che so che doveva, quello che è rimasto della società, che doveva parlarsi oggi, sai pure che cosa... Sono parole tue o anche parole della società in relazione a quello che si è detto nelle ultime ore? Cioè continuare con i ragazzini. Allora, sono parole mie e anche della società. Oh, ecco, questo è importante. Ecco, quindi continuare con i ragazzini. Okay. No, io volevo finire il concetto. Okay. Io ti stavo dicendo, se dobbiamo continuare con i ragazzini, continuiamo anche con i ragazzini, non sarà un problema. Però la Gioiese non vuole continuare con i ragazzini, la Gioiese vuole sicuramente comporre un organico nuovo, sì, dove ci saranno alcuni over e dove si continuerà anche a dare fiducia a questi ragazzi. Okay. Sicuramente sarà difficile mantenere la categoria, non fa nulla, però quantomeno il titolo della Gioiese verrà salvato e l'anno prossimo si potrà ricominciare dall'eccellenza. Questo non vuol dire che sarà questa solo la linea, perché noi abbiamo sempre lasciato tutte le porte aperte e se domani qualsiasi imprenditore di Gioia Tauro o del circondario vorrà venire da noi a dire datemi la squadra perché la porto io avanti, rifaccio un organico nuovo e tento di salvare la categoria perché ho un progetto importante e ci fa vedere che ha le garanzie necessarie per poter portare avanti questa squadra, noi ci metteremo, dico noi, la società si metterà sicuramente da parte e darà spazio a chiunque vorrà portare avanti questa squadra. Benissimo. Comunque, domani, Pino, scusami, finisco, domani alle 14:30 al Cesare Giordano si presenterà di nuovo Mister Caridi, perché è stato richiamato Mister Caridi, ci sarà Mister Caridi e già sono stati contattati 5-6 giocatori over, ancora non ti posso fare i nomi perché non sono ufficiali, non hanno apposto nessuna firma e quindi non posso fare nomi, però ci saranno 5-6 over e poi tutti i ragazzi che ci sono stati finora, e si stanno contattando altri giocatori per cercare di fare un organico che possa difendere con orgoglio e con dignità questa squadra che ha 105 anni di storia e che non è giusto che debba morire così, come forse qualcuno a Gioia Tauro si è messo in testa, perché forse qualcuno a Gioia Tauro pensa che la Gioiese morirà, se lo può togliere dalla testa perché la Gioiese non muore. Speriamo proprio di no, certo, grazie Antonio, rimani con noi. Non starai con noi fino alla fine, ma ti faremo un po' di pressing anche su altre questioni dolenti da quelle parti. Senta, ma non le fa specie, Presidente, lei che insomma potrebbe anche gongolare per la stabilità, l'efficienza, insomma, la consistenza della società, che mi pare che sia abbastanza bene, anche come numero di soci, eccetera, eccetera, vedere questo disastro che c'è in giro. Ma anche in eccellenza, d'accordo con me? Sì, no, io... Definisce disastro pure lei? No, non sono disastro, secondo me si tratta praticamente di organizzazione, cioè di una precaria gestione organizzativa. Ma tutte quante così, d'un colpo si sono... Guarda, il problema è quello, il problema parte soprattutto alla Serie D, perché in Serie D ci sono dei costi elevatissimi, quindi o trovi sponsor, là bisognerebbe unire la forza societaria, cioè pacchetti economici di una certa consistenza, con sponsor altrettanto praticamente consistenti, quindi da questa sinergia poi dovrebbe naturalmente emergere quella che è una società di un certo tipo. E noi quest'anno abbiamo il Trapani che ha un presidente abbastanza, voglio dire, facoltoso, Siracusa la stessa situazione, praticamente già tu vedi l'LFA Reggio Calabria che ha acquisito praticamente questo titolo alle buste, lo dicevo in un'altra emittente la scorsa settimana, che ha grosse difficoltà. Cioè, a me, sentendo, ora ripeto questo tipo di... riprendendo, ho sentito con grande curiosità, ho ascoltato la conferenza stampa di Ballarino, che è il direttore regionale, nonché il proprietario dell'LFA Reggio Calabria, che ha detto praticamente che la Regina, cioè la LFA Reggio Calabria, è una società seria, solvente e che paga tutto. E ha detto, era settimana scorsa, è stato settimana fa quando, quindi oggi è 4, il 27 novembre, dice, abbiamo finito proprio ieri di pagare gli stipendi di novembre, di ottobre. Quindi se io dico, se naturalmente è solvente, paga ed è seria una società che finisce di pagare gli stipendi di ottobre a fine novembre, ritengo che noi come Ardore, voglio dire, siamo... super solventi, perché noi li abbiamo pagati intorno al 15 e 20, voglio dire, quindi si tratta praticamente di... Io dico una cosa, che occorre una gestione sostenibile, come sia in Serie D che in Eccellenza che in Promozione. Si fa naturalmente, è importante avere un direttore sportivo di livello, è importante avere soci affidabili, ma soprattutto è importante avere naturalmente una compagine che, come giustamente si diceva ieri, anche non faccia il passo più lungo della gamba, cioè la sostenibilità proprio in questo. Dicevo, la Serie D c'è un grande impegno di spesa, è logico che due soci, come diceva prima Romano, due soci da soli non possono, voglio dire, a meno che non siano miliardari, sostenere naturalmente la Serie D. Lo stesso in Eccellenza. Io vedo praticamente società di eccellenza che giocano in eccellenza una metà classifica, che hanno l'organico proprio contato, cioè 11, 12, 13, dopodiché mi diceva, voglio dire, uno che è venuto là da noi, che ha dovuto andare a due partite in una compagine della zona, perché non avevano praticamente alcuno da non avevano sostituti, cioè, quindi voglio dire, hanno panchine molto corte, hanno, diciamo, panchine corte, organici corti. Io dico, effettivamente, voglio dire, se uno vuole andare in eccellenza in questo modo si può andare anche in Serie D, però se si vuole fare calcio in un certo modo, in modo affidabile, in modo concreto, in un progetto di crescita sociale e sportiva di un'intera comunità, è logico che bisogna che prima ci sia praticamente una grande società e poi c'è una grande squadra, come dicono sempre i ragazzi. Senza una grande società, una grande squadra non ci può essere. Io penso senza poi finire di perdere la faccia. No, assolutamente. Io vedo società come Roccella, ora veramente, sinceramente, ma anche nella zona nostra ionica. Io spero che in Serie D c'è queste ecatombe delle calabresi, e quest'anno ci saranno problemi anche per quanto riguarda, voglio dire, certo, i playoff in promozione, che non so se si disputeranno, quale valore possano avere, perché se la Mezza già è retrocesso, se retrocederanno altre tre praticamente... Presidente, ha ragione in più per fare prima possibile, no, altre tre praticamente la situazione è drammatica, quindi io dico, anche in eccellenza, io vedo spese folli anche da parte di squadre d'eccellenza, che spendono 400-500 mila euro per poter salire in Serie D. Io penso che il calcio non sia questo, il calcio naturalmente deve essere riportato in modo serio e sereno a quelle che sono naturalmente, a quello che è praticamente l'alveo dilettantistico. Se si chiamano dilettanti, è logico che tutto deve essere improntato, non dico ai rimborsi spese, però voglio dire a stipendi assolutamente accettabili da parte naturalmente dei calciatori, e sostenibili da parte della società, che possono naturalmente poi costituire il fiore all'occhiello di uno stesso territorio. Io ho detto disastro, Minniti ha detto ecatombe. Tu cosa dici, Saro? Un altro aggettivo, via. Gli altri non li ho sentiti, altrimenti, insomma. Ma parlare di ecatombe, vabbè, è chiaramente esagerato, no? In questo momento non c'è dubbio che vi sono delle grandi difficoltà. No, io ecatombe passare per le retrocessioni. Diciamo. Se non si costruisce in maniera opportuna una società con budget credibili a livello dilettantistico, è evidente che le cose poi vanno a male, vanno a carte 48. Ormai si arriva ora a dicembre, in questi 15 giorni ci sarà un via vai di calciatori che da una squadra passano all'altra, perché in alcune tutti quelli che erano i progetti iniziali sono venuti meno, e ce ne sono tante di queste squadre che già stanno mandando via i calciatori, vuoi per ragioni esclusivamente economiche, vuoi per ragioni di sponsor. Parliamo della Gioiese. La Gioiese aveva uno sponsor importante che era già il presidente della Palmese, venuto meno lui è chiaro che un po' crolla il castello che si era costruito, però il castello era stato realizzato su delle basi d'argilla, non era stato realizzato su delle basi di cemento armato a 300, quindi il problema è che a Gioia Tauro già le difficoltà c'erano dallo scorso anno, dall'inizio di gennaio dello scorso anno. C'è stato un capolavoro di Graziano Nocera che è riuscito a tenere compatta una squadra, lui è esperto in questo, di riuscire a far giocare i giocatori perché li motiva come pochi, anche in assenza di stipendi promessi e non dati. La verità è questa, la verità è che vi sono nelle società tanti dirigenti che promettono 100 e poi alla fine danno 1. Io prometto 0 e cerco di dare 1, questa è la verità. Nel mio piccolissimo campionato di prima categoria non mi posso sognare di fare campionati di vertice quando non ho il campo dove andare a giocare, e quindi la Gioiese praticamente quest'anno si è ritrovata anche con questo grave handicap di non poter utilizzare e usufruire del proprio terreno di gioco, e senza quello non si può andare da nessuna parte. E dico, Minniti lì è un esempio di bravura e di passione incredibile, perché lui sta giocando oggi ad Ardore senza avere pubblico. Ma voi scusate, ma chi è questo imprenditore che vi dà 5.000 euro per, ma dico, gliela volete mettere una targa a bordo campo per pubblicizzare il suo marchio? Se così non è, come si fa a fare calcio? Come si fa ad andare avanti? Come si fa a costruire una società se non c'è l'entusiasmo del pubblico, che già è poco quello che c'è in giro? Però voglio dire, se c'è lo stadio, se c'è il campo, e quindi ovviamente parlo anche della mia città, le cose cambiano. Ora, se dobbiamo parlare poi di altre società, lui diceva, parlava dell'eccellenza di squadre che spendono budget di 600-700 mila euro, ma siamo impazziti. Senza i giovani non si va da nessuna parte. L'idea che oggi la Gioiese sta tenta di salvare il salvabile ricorrendo ai giovani della Juniores è un'idea vincente, eccellente. Il punto è, sono nelle condizioni di far fronte anche a un organico ridotto che oggi Caridi, che rientra e che saluto con piacere per il suo rientro, è in grado di poter mantenere, perché mi pare che a Gioia Tauro in questo momento è crollato il castello sulle gambe d'argilla. Questa è la vera verità. Saro, aspetta, perché hai messo sul tavolo parecchie argomentazioni che qui insomma tutti vogliono ribattere, e poi andrò anche da Antonio per capire un po' il tuo passaggio sulla Gioiese, se concorda o meno. Mauro, prego. Mi pare splendido quello che ha detto. E qua ho sentito una parola che è dello valore. Quello è importante, perché oggi si sta vedendo che o si vince o non serve nulla, e il calcio non è questo. Quindi lo della Gioiese è meritori, perché va sui ragazzi e appunta sui ragazzi. Da là si comincia il valore, perché alla fine tu non puoi vincere sempre, vince solo una squadra. È un campionato. Si parlava di quello che è stato organizzato, di quello che si... Quindi dove va questo punto? Il valore del calcio. Vabbè, questo è il punto importante. Il valore, forza maggiore adesso. Il valore del calcio, per sapere dove va una società, lo ragazzi, lo tifosi, la persona della città, dove vanno. Chiaro, Mauro. Ascolta, dato che stai parlando tu, insomma, ti voglio, perché mi viene in mente questa cosa, noi ci eravamo lasciati lo scorso anno parlando di questo stage che dovevi fare con i portieri, giusto? Sì? Sì. D'estate, poi come è andato e poi andremo da Romano. Sì, ora 20... Ci sono portieri buoni qua in zona? Sì, ci sono portieri buoni, sì. No, io l'anno scorso ho cominciato con 4 e ho finito con 16. Da 4 a 16? Sì, quest'anno abbiamo riprogrammato questo fatto del portieri, perché io alla fine della stagione ho avuto un piccolo infortunio, mi ho dovuto operare e ho perso un po' di tempo. Certo. Ora 27-28 di dicembre mi vado a Torino, che c'è un incontro di portieri e stiamo sistemando per continuare in avanti con questo progetto. Il progetto che va avanti. Cioè, ok, bravo Mauro. Bravo Mauro, grazie per quello che fai anche per il nostro calcio argentino, eccetera, eccetera. Beh, di lui ne abbiamo parlato la volta passata anche abbondantemente, perché c'è un trascorso fantastico anche con nei professionisti, eccetera, eccetera. Ma torniamo ad Antonio Romano. Antonio, su quanto ti dicevo detto prima da Minnite e poi anche da Bellè. Dicono bene i due? A proposito di Gioiese, ovviamente. Sì. Sì, Pirno, dicono bene, io concordo sia con quello che dice Mauro, che con il signor Bellè. Però, diciamo, c'è da dire una cosa, non è che l'anno scorso la Gioiese è stata, diciamo, supportata solamente dalla forza economica del presidente Raso, anche perché l'anno scorso, per esempio, lo sponsor Sergi che c'è stato quest'anno, l'anno scorso non c'era. L'anno scorso la Gioiese ha potuto contare su un portafoglio di credo più di una cinquantina di sponsor almeno, ma questi vengono perché c'è uno stadio, perché c'è una squadra che gioca nella città che rappresenta. Il nostro grande handicap è stato proprio questo, non avere lo stadio quest'anno, perché noi abbiamo perso una miriade di introiti sia dal punto di vista del botteghino, ma soprattutto da parte degli sponsor che ci hanno abbandonato perché la Gioiese non gioca a Gioia Tauro. Ma questo è stato un grande handicap per noi. Antonio, il problema dell'amministrazione comunale. Antonio, quando ci sarà questo campo? L'amministrazione lo sapeva prima, che la Gioiese stava vincendo il campionato, perché l'ha vinto ad aprile il campionato la Gioiese e in 4 mesi non si è fatto nulla per questo stadio e ancora oggi questo stadio è chiuso, nonostante siano stati affidati i lavori per metterlo in regola per quelli che sono i parametri della Serie D. Poi lasciamo stare, perché andiamo a vedere alcuni stati in giro in Serie D stessa e mi viene solamente da ridere il fatto che Gioia Tauro non possa giocare nel suo stadio, quando ci sono stati anche quello dove ha giocato ieri la Gioiese con Sant'Agata immerso. E la Sicilia è messa bene, vabbè, comunque, e la Sicilia è messa bene. Però effettivamente in campagna ne vediamo. Quindi secondo te... Il problema Pino sono queste strutture. Sono quelle che ti tolgono. Quindi questo campo, diciamo, quando ci sarà? Quando sarà disponibile secondo te? È impossibile prevedere. Allora guarda, io mi sono anche stancato di dare delle date, no? Perché loro danno date che poi non vengono mai rispettate. Puntualmente smentite. Adesso sono stati affidati questi benedetti lavori, perché poi ormai... per legge sotto un certo importo i lavori possono essere affidati direttamente. Hanno affidato questi lavori che dovrebbero, tra virgolette, partire questo mese. Io non lo so se partiranno o meno. Se partono questi lavori nell'arco di un mesetto la Gioiese può ritornare a giocare a Gioia Tauro, quindi metà gennaio, fine gennaio, però sempre col beneficio del dubbio, perché no? Io vorrei ricollegarmi ora a quello che ha detto Romano. Siamo al periodo di Natale, comunque. Ricollegarmi a Romano dicendo questo, che noi come Ardore Calcio, abbiamo circa già 40 sponsor senza campo, cioè senza stadio, quindi soltanto con l'ingresso dei tesserati. Da domenica, con il bianco, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, si dovrebbe ripartire con il pubblico. Questa è la notizia. La tribuna sarà inibita perché c'erano dei problemi, però tutto l'altro, diciamo, cioè tutto l'impianto sarà accessibile, sarà aperto, quindi sicuramente torneremo naturalmente alla quasi normalità. E quindi confidiamo, perché ne abbiamo già discusso, come è stato per l'anno scorso, praticamente di raddoppiare il numero degli sponsor. Quindi noi alla fine dell'anno avremo i soliti, quest'anno avremo circa 70-80 sponsor. Un numero che sono abbastanza notevolissimo, certo. Sì, sì. Voglio dire, giorni li contavo perché non volevo essere lì mandati. L'altro giorno Bruziano ha mandato praticamente la... però mancano parecchi. E poi vanno ringraziati anche più volte. Ma noi io colgo l'occasione pubblicamente di ringraziare tutti gli sponsor che ci stanno... veramente, che finora, voglio dire, ci hanno dato fiducia al buio, perché al buio, cioè nel senso che non hanno avuto alcuna forma di pubblicizzazione, tranne che quegli sponsor tecnici che sono naturalmente sulla divisa da gioco e sulla divisa praticamente sulle tute e quella. E in più però ci saranno già in prossima settimana, già io ho contatti già con 10-12 aziende per poter... rimpinguare questa cosa, e ripeto, queste vogliono. Senti, se vogliono, Presidente, ma mi faccia fare qualche battuta, perché mi diverte pure ogni tanto fare. Lei gioca col numero 8 sempre? Allora, perché la volta passata pure mi pare avesse il numero 8. No, questo numero 8 praticamente per me ormai è una cabala, perché innanzitutto ringrazio il mio amico Gianni Foti di Reggio praticamente che mi omaggia. Sorridiamo un po'. Che mi omaggia naturalmente delle magliette, delle t-shirt, delle felpe per quanto riguarda vede se ce n'ha 10 per me, Presidente. No, la 10 non c'è, solo loro, perché questa è la marca che l'ho contratta, Eight Wonder, è proprio il brand. La volta passata era che viene venduto, che non vorrei, praticamente si vende da Claude Corso Garibaldi, Reggio Gianni Foti. Gianni Foti, voglio dire, penso lo stilista numero 1 in Calabria, uno dei migliori del sud Italia, che saluto pubblicamente. Poi voglio dire, questa è una maglietta porta fortuna. Perché io l'ho indossata dopo il Gallico Catona, l'ho sempre indossata fino alla gara col Melito. Cioè col Melito ce l'avevo? No, col Melito, con il Maida non ce l'avevo. Da mezz'ora che parliamo. In settimana sono andato. È arrivato in pari perché non aveva la maglietta. Lo diceva subito. Sono andato, ho preso la felpa, ho detto domenica metto la felpa. E quindi manca Maida. Non parliamo più, vero? Quindi d'ora in poi praticamente sempre... Quindi manca Maida ce l'aveva. No, non c'era neppure. L'aveva spiegata. E quindi d'ora in poi praticamente con questa sarà il nostro portafortuna per tutto l'anno. Senta, 4 di dicembre, Bruzzè. 13 giornate, mancano adesso Bianco, Roccella, eccetera, eccetera, ma anche quello che c'è fuori dal campo. Ecco, quello che pensavate, che avevate programmato, progettato, quello che poi si è sviluppato, quello che ha visto. Lei che bilancio mi fa? Buoni e cattivi, cose belle e cose cattive? No, cose cattive... Siamo quasi alla fine del girone di andata. Non ci sono, siamo al girone di andata. L'obiettivo era quello di chiudere da primi in classifica e facendo i dovuti scongiuri ce la dovremmo fare. C'erano dei pensieri, vogliamo così ricordare se c'era qualche pensiero di sorta alla vigilia, anche in relazione alle concorrenze. Guarda, insomma, i campionati sono tutti difficili. Se pensiamo che una squadra solo perché è costruita bene o perché grandi difficoltà non ne abbiate incontrate. No, non ne abbiamo incontrate. Anzi, di campo, io la squadra, forse Mauro mi aiuta su questo, che ho visto che ci ha messo più in difficoltà è stata la Dell'Iese. La Dell'Iese, che quando è arrivata, quando l'avete incontrata, attenzione, perché quando l'abbiamo incontrata quando l'abbiamo incontrata era arrivata ad Ardore, aveva subito un solo gol in campionato. Signora squadra, una squadra. Poi sarà successo qualcosa, non lo so, tante cose, però io ad Ardore ho visto la Dell'Iese, per me è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà. Non ho visto la partita con il Melito perché non c'ero, però di quelle che ho visto io è stata la Dell'Iese. Quindi ti stavo dicendo, se si pensa che si costruisce una squadra con i nomi, con giocatori forti, con una rosa lunga e hai vinto il campionato, si sbaglia, perché ci sono altre varianti, ci sono altre 15 squadre che giocano e dalla prima all'ultima vanno tutte rispettate, sono tutte partite a sé. Poi quando, l'ho detto Mauro prima, quando una squadra viene ad Ardore e gioca con la prima della classe, se dà il 110%. Domenica è un derby, no? Domenica è un derby, io il bianco mi piace. Il campo è un po' vostro, un po' del bianco, no? Il bianco sta giocando, lo stiamo ospitando. Purtroppo, diciamo, col sorriso mi amaro, purtroppo la questione strutture, se andiamo a toccare quel tasto è un tasto dolente. No, meglio tacere. Perché se tu calcoli che da Brancaleone a Monasterace ci sono 4-5 campi agibili. Anzi, perché... Aspetta, non farmi andare, mi mantengo sull'argomento. Ci sono state più sorprese, no? Abbiamo etichettato, apostrofato come diverse squadre come sorprese di questo torneo, ma la vera sorpresa qual è? Maida, anche di bianco si è parlato. Allora, il Maida... 6-7 giornate. Allora, il Maida Io non la reputo una sorpresa, perché io l'ho vista l'anno scorso. Quella non era una squadra che stava per retrocedere, quella era una squadra da playoff. Sì. Ha rischiato di retrocedere. Sono andate male diverse cose, ok. Quest'anno il campionato è partito col piede giusto, è una squadra che sta sempre lì nella zona playoff, gioca bene, mi piace, e quindi la sorpresa, il bianco fino ad un certo punto è stata una sorpresa, poi ha perso qualche punto per strada, ora si è ripreso, ieri ha vinto a Melicucco, il Melicucco anche più o meno con la squadra che è retrocessa l'anno scorso. Sì, ma la sorpresa qual è? Con qualche nome, un nome. Guarda, nel complesso non c'è uno. Non c'è perché poi alti e forse bassi. Il bianco è quella che... Il bianco è il la Deliese era... La Deliese, perché la Deliese poi si è persa. Non so che è successo, ma che è successo, l'abbiamo affrontato era... Sì, infatti era qua anche il presidente, poi insomma... La Deliese per me era una squadra veramente... Sì, è stato qualche problema, hanno cercato un po' di spiare il campo. C'è dato grande... Secondo me il bianco la squadra che sta facendo... Va benissimo, fermiamoci qua anche perché dobbiamo dare spazio anche alle immagini. Non ne abbiamo ancora offerta una di immagine, al momento lo facciamo subito tornando alla D e vedendo Canicattì La Fenice. Servizio. Sono immagini, allora le commentiamo, non sentiamo il collega, sentiamo invece il presidente Minniti. Lei la volta passata ci lasciò dicendo che da lì a qualche giornata ci sarebbe stata poca partecipazione, poca appeal. Da che cosa? Per la regina? Sì, questa passione amaranto che sarebbe insomma affievolita. Ma ieri voglio dire, penso che 40 tifosi erano che non la seguivano. Io ho visto... Invece per quanto riguarda le prestazioni, eccoli qua. Carminello praticamente, sì, con H. Anche i nomi, uno per uno. No, Carminello il leader della curva sud. Invece sul campo? Anche qui ragazzi che vanno e vengono. Ma il problema, guardi, io non... Pino, io sulla regina già la settimana scorsa ho detto quello che penso, sì. Cioè sinceramente bisogna trovare una soluzione, perché Reggio Calabria non può vivere così alla giornata. Senta, ma ha bisogno di progetti concreti, ha bisogno naturalmente di serietà, ha bisogno di tornare diciamo ai palcoscenici calcistici che merita, perché non sono questi assolutamente. Poi tutta la gestione per quanto riguarda l'acquisizione del titolo quello della Serie D, mi pare che c'è una scelta politica che, voglio dire, ha danneggiato fortemente l'intera comunità reggina, ma non solo, tutto il territorio provinciale. Sentiamo Sara, a proposito di Regina, poi tra l'altro anche domenica prossima c'è un derby che ci tocca molto da vicino, cioè La Fenice Locri. Non al bimbo, non al nipote, Saro proprio volevo sentire. C'è ancora? Sì, intanto vediamo le immagini. Saro, allora, ci sei? Ci novità? Vi ascolto, io sto ascoltando da... Esattamente 56 minuti, io ho parlato per 6 minuti, giusto per precisare, sì, qualcuno che dice Saro parla tanto, Saro parla poco, no? Sì, manco fosse la tribuna politica. 6 minuti, dei quali 6 li ho presi io. Allora, che dire, la regina leggiamo notizie veramente imbarazzanti, no? C'è stato questo sfogo così violento da parte di Ballarino, che in pratica ha chiamato in causa tutta la classe imprenditoriale reggina, i tifosi, coloro che contestano, e ha detto: signori miei, fatevi avanti, se avete soldi fateceli vedere, noi qui siamo con le porte aperte, spalancate, chi vuole venire faccia un'offerta e noi ce ne andiamo. La verità è tutt'altra, la verità è che comunque questa società continua a investire, ha preso Porcino, Porcino che tra l'altro è un reggino, quindi è una politica tutto sommato che fa solo piacere. Quando, se gioca Porcino, se gioca Girasole, piaccia o non piaccia ai più, se gioca Simonetta mi auguro a breve che di vederlo in campo, che è un Pirlo in piccolo. Quindi voglio dire, la regina sta facendo la sua parte, ieri è andata a vincere fuori casa in mezzo a tutte queste difficoltà, in mezzo a tutti questi problemi che c'ha di ambientamento, di ambiente ostile, di gente che straparla, e i risultati sono quelli che sono. Sicuramente non erano quelli attesi alla vigilia, ma non si poteva pretendere assolutamente di più, visto e considerato come si è partiti, con quali difficoltà e con quali polemiche veementi, violente, intollerabili per alcuni versi, perché Non si può spiegare questo accanimento contro chi viene da un'altra città e rileva il titolo. Poi staremo a vedere nel futuro come andranno le cose. Un fatto è certo, a me piace citare il presidente della Vigor Lamezia Mercuri, il quale, prendendo la squadra in prima categoria, nel momento in cui Saladini arrivò a Lamezia, disse: vedrete quello che vi capiterà a Lamezia. Quando andò a Reggio disse la stessa cosa. Mercurio è quello che in questo momento è stato il profeta in assoluto, diciamo, più attendibile rispetto a tutti, perché lui oggi è in eccellenza e se la gioca con il Sambiase, ma tutt'al più se dovesse vincere il torneo di Sambiase piangerà con un occhio, perché comunque Sambiase fa parte della storia del calcio di quell'area lametina. Quindi a Reggio Calabria ora si spera di andare avanti. Non c'è dubbio che nella migliore delle ipotesi la Regina potrà solo ed esclusivamente andare a ridosso delle battistrada, perché a 15 punti di distacco non si può pretendere la luna e nulla, però piano piano si perde in casa, si vince fuori casa. Bisogna avere fiducia, bisogna dargli la possibilità a questa società di poter andare avanti, di rifare un'attività giovanile che in questo momento manca. Si parla di un eventuale ritorno di Taibbi, qualcuno lo chiama da più parti, lo viene tirato dalla giacca, non si capisce se questo avverrà. Un fatto è certo, a Reggio Calabria Taibbi ha fatto no bene, benissimo, di più. Chi non ha rispettato i patti con i tifosi sono coloro i quali erano al vertice della proprietà, e la proprietà purtroppo ha fatto la fine che doveva fare. Ma la cosa grave, non ha fatto perdere l'entusiasmo nella tifoseria reggina, perché comunque a Reggio Calabria in Serie D la tifoseria è presente, malgrado tutto, contro tutto e contro tutti. Quindi, che dire, io e anche Reggino, contro quello che dice Menniti, possa continuare a fare sognare la tifoseria. Io sono tra quelli che sono. Io dico a Saro solo questo: per fortuna mio cognato Lillo Scoperlito è morto nel 2008. Se mio cognato Lillo fosse vissuto adesso, in questo momento vedere la Regina come è combinata sarebbe morto di crepacuore. Questo è. E in questo momento si starà rivoltando nella tomba, perché già lui era critico con la Regina in Serie A, con Foti presidente. Figuriamoci con questi. Voglio dire, con questa attuale compagine societaria. Saro, aspetta un poco che voglio chiedere al presidente se mi dà tre termini, tre aggettivi per dire, perché adesso di mercato bisogna parlare. Che mercato sarà in Serie D? Quindi un aggettivo, no? Da attribuire in eccellenza e in promozione. Ma penso che in Serie D, voglio dire, non so chi possa intervenire. Quest'anno c'è Trapani, Siracusa, Vibonese, però ritengo che Trapani e Siracusa poi alla fine siano la squadra. Faranno gara? Faranno una gara per il mercato, dico io. Ma io penso per il mercato qualcosa, io penso che già sia intervenuto. Il Trapani oggi ha annunciato, mi pare, ha annunciato già due nuovi colpi, ma a Trapani c'è una solidità economica che, voglio dire, potrebbe fare anche la Serie B. Infatti l'obiettivo, penso che il presidente abbia comunicato la scorsa settimana in una conferenza stampa. Allora là c'è un presidente che, voglio dire, è scontenta anche quando si vince 2-0, per dire. Di più. Quindi figuriamoci, ieri col Portici ha vinto 2-0 ed era critico nei confronti della squadra. Quando ha pareggiato, non mi ricordo contro chi, l'unica partita forse che ha pareggiato, cioè stava veramente, era su tutte le furie, però sì. Perché là il Trapani è un organico, c'è gente che ha giocato in Serie B, in Serie A, sì. Per quanto riguarda il Siracusa, penso che dovrebbe intervenire pure in eccellenza. Mi pare che c'è il Sambiase che ormai più di quello non possa fare. Io parlavo l'altra sera con Cittanova, penso che il Cittanova sta intervenendo, penso che interverrà per acquisire la disponibilità di qualche altro calciatore di alto profilo, perché ancora mi fa piacere che ancora, parlando anche con i vertici societari, loro non si sono, rassegnati, anche sì, perché confidano, perché hanno, una potenzialità tecnica notevole anche a livello societario, sono tutti carissimi amici, hanno una grossa società. E secondo loro potrebbero ancora potrebbero cercare grosso, di colmare questo gap, con, però oltre, voglio dire, c'è anche il Soriano, c'è il Vigor, la Vigor, 1919, che tra l'altro è la stessa squadra dell'anno scorso, quella che ha vinto il campionato di eccellenza. Quindi quest'anno io dico ci sono due o tre squadre del campionato di promozione nostro che ci fossero state in eccellenza, non dico... Invece promozione, così poi andiamo a vedere promozione, penso che ieri ho sentito il Verduccio del Capo Vaticano che mi ha detto che loro stanno cercando di recuperare quelli che avevano Tripodi e Mercatante all'interno loro, che non faranno grandi interventi sul mercato, anzi hanno mandato 6 forse, però tutte riserve, tranne Antonelli che per problemi forse di lavoro si è spostato e gioca a Delia 9, è andato. Questo è un bel... Senta, l'Ardore che farà invece? E l'Ardore, il nostro segretario, penso che abbiamo già acquisito Mirco Audino. Oggi il trasferimento si doveva parlare per Soggeri, ieri l'avevamo comunicato. Sentiamo. Allora, sì, vabbè, in entrata è già ufficiale Mirco Audino, anche se non l'abbiamo presentato ieri ha disputato qualche minuto alla fine del secondo tempo e vabbè, ormai non è più un mistero perché ieri il presidente l'ha svelato, Mimmo Zampaglione da domani si allenerà con noi, dobbiamo definire solo i termini del passaggio dal Rosarno a noi. L'ha svelato, ho dato praticamente questa dato che l'hanno visto in tribuna, era con me che vedeva la partita, mi hanno chiamato da più parti e ho detto praticamente, dato che il presidente del Rosarno ha detto ancora che loro però che effettivamente c'era la disponibilità a darlo perché lo non voleva più stare praticamente a Rosarno, c'è una situazione, poi è rimasta una settimana, non so ma francamente con tutti questi nomi poi ci sarà qualche operazione in uscita, vabbè, Matteo Liozzi che non è stata né una scelta societaria ma una scelta sua per motivi lavorativi, è andato in Trentino, quindi ci ha lasciato la settimana scorsa. Quello rimane sempre dell'Ardore? Sì, va per lavoro. Ci sarà qualche altro movimento in uscita perché purtroppo già la rosa è lunga, se arrivano altri giocatori... il calcio è questo, alcune scelte bisogna anche farle. Perché voi siete, diciamo così, presidente, insomma, chi sviga però insomma il vero guru qui è Mauro, no? Insomma, che uno che Mauro calcio, è il numero uno in assoluto. Il calcio capisce più di voi. Perdonatemi, amici, lo dico. Ma tu che consigli dai? Un ragazzo che ha giocato in Serie A tanti anni di professionismo. No, non è una battuta la mia, la verità. Saranno 2 ore che non giocheranno, perché Zampaglione ha fatto 4 partite col Chiavi in Serie A. La squadra saranno così. 2. Secondo te di che cosa veramente bisogno? Perché per la categoria insomma di poco bisogna prendere. Io consiglio non posso dare a nessuno. Veramente lo che loro pensano che va bene per la squadra è lo giusto. Alla fine la stiamo facendo bene. E poi ne stiamo parlando al termine del girone di ritorno, di andata quasi, cioè nel momento in cui abbiamo visto quasi tutte, no? Quindi sappiamo se c'è da fare qualche aggiustamento, qualche non lo so. No, l'importante è che anche in relazione alle altre, no? L'importante è che sia andato, per esempio, Matteo Liozzi un attaccante e abbiamo picciato un altro. Quindi questo è buono. Patea ha avuto un infortunio e abbiamo preso un altro difensore, quindi lo posto stanno coperto. Mauro, senti, ma dato che al campo non avete modo di parlare con la gente, con i tifosi, perché non ci possono venire, ma qual è l'umore, qual è il clima che c'è all'Ardore, tu che frequenti magari al bar questi stessi tifosi? Rispetto all'anno scorso... Prima in classifica è vero, ma... Non c'è calcio d'Ardore. Rispetto all'anno scorso, quello si sente un po' il calore del tifoso. Sì. Ma il clima è buono perché, come sai, siamo primi. Sì. Tutti parlano sempre del primi. È normale. Penso che della prossima partita che si possono avvicinare al campo va a stare pure una carica per noi, che questo è importante. In che partita nel derby col bianco. Bene, allora prima di congedarmi da Antonio, gli voglio chiedere ovviamente questi ragazzi, insomma tutto questo patrimonio che comunque c'è e va preservato. Tu mi dicevi benissimo anche perché qui c'è la Gioiese, abbiamo una squadra che va male, però abbiamo un gruppo, quello di giovani, importante. Allora, cosa c'è da salvare al momento? Quante cose a Gioia Tauro? C'è da salvare, ecco, perché abbiamo parlato finora soltanto di cose negative, ma c'è del positivo e tanto. Assolutamente, se no i sacrifici che stiamo facendo non servono a nulla, anche perché ci stiamo mettendo la faccia siamo in pochi rimasti, diciamo, a difendere ancora questa squadra. Ci stiamo mettendo la faccia nonostante centinaia di critiche che riceviamo, però parlare da fuori è semplice, poi operare è sempre, diciamo, differente quando poi si opera dal di dentro. Infatti noi chiediamo, diciamo, pure al popolo viola di cercare un attimo di lasciare da parte le polemiche, gli errori che sono stati commessi e quant'altro, e di unirsi un po' a quello che è l'andamento che si sta cercando di dare, la via che si sta cercando di dare a questa squadra. C'è da salvare questo, c'è da salvare questi ragazzi che si stanno dannando per continuare a farla vivere. Un settore giovanile che comunque sta dando delle soddisfazioni, c'è una scuola calcio che fa tutte le categorie dai pulcini fino alla juniores, con i giovanissimi che stanno già giocando il loro campionato e sono primi, con gli allievi, gli esordienti, con la juniores, come ho detto prima, che sta facendo un grandissimo campionato, e il campionato juniores è pari a quello della prima squadra, Pino, perché comunque si gioca un campionato dove si fanno delle trasferte lunghe, sì, in Campania, quasi tutte in Campania e qualcuna in Calabria, quindi questa è già una cosa importante. Noi abbiamo il dovere di preservare innanzitutto questo per i nostri ragazzi del territorio, perché hanno una valvola di sfogo importante con la Gioiese per non stare nelle strade, perché il calcio poi è anche questo, no? Serve anche a dare ai ragazzi una retta via e non andare a fare cose che magari non sono molto convenienti, quindi noi abbiamo il dovere di continuare a fare questo. Poi l'appello rimane sempre uguale, se ci sono imprenditori che si vogliono avvicinare, e Gioia Tauro ti posso assicurare, Pino, che ha una forza imprenditoriale non indifferente. Io qualche giorno fa in un'assemblea pubblica che abbiamo fatto ho snocciolato qualche numero che adesso non vado qui a dare nuovamente, però a Gioia ci sono all'incirca 3.000 non lo dico così, cioè, sono all'incirca 3.000 aziende solo nel comune di Gioia Tauro, quindi io penso che una mano d'aiuto forse alla Gioiese potrebbero darle, forse la meriterebbe. Ascolta. E poi la speranza, sì, è sempre quella di ritornare a giocare tra le nostre mura amiche, sempre fermo restando il fatto che ringraziamo comunque il comune di Palmi che ci ha ospitato finora, che ci sta continuando a ospitare sia con la prima squadra che con la juniores, quindi li ringraziamo perché hanno dimostrato grande sensibilità, però speriamo quanto prima di tornare a casa nostra, perché giocare a Gioia è una cosa totalmente diversa. Se riusciamo, come stiamo cercando di fare, di abbozzare una mezza squadra che possa diciamo lottare, ti posso assicurare che a Gioia Tauro, anche se magari tecnicamente sarà una squadra inferiore alle altre, però se giochiamo a Gioia daremo filo da torcere a tutti fino alla fine del campionato. Questo è poco possibile. Allora, l'appello, la speranza, campo eccetera eccetera, però io volevo capire, e poi veramente chiudiamo, Antonio ti lascio, che cos'è che ti preoccupa più? Questo tratto finale, mancano 3 giornate alla fine, c'è un Ragusa che non è quello dello scorso anno, è una squadra in forma, è ottava in classifica, poi c'è il Trapani, vai a giocare a Trapani e sappiamo insomma che trasferta è, e poi c'è il derby con Castrovillari, Castrovillari non è quello di 5-6 giornate fa. Ti preoccupa più questo? Quello che poi accadrà, tu mi parli insomma che dalle ceneri insomma si risorgerà in qualche maniera, hai formulato anche delle ipotesi, hai dato qualche nome, il tecnico che arriva domani, qualche altro giocatore eccetera eccetera, poi c'è la bella pausa, ecco, poi sarà un altro campionato o cosa? Che cosa ti preoccupa di più? Che non sarà un bel finire o che non si riesca in quel tratto che è abbastanza lungo, sono 20-25 giorni, adesso non so, no, una ventina di giorni, no, 25, di tempo per poter ricominciare alla grande? Ma guarda Pino, non possiamo guardare molto lontano dal punto di vista delle squadre che affronteremo tra 2 domeniche, tra 3 domeniche. Noi dobbiamo guardare giornata dopo giornata. Intanto dobbiamo ricostruire su questa base dei ragazzi, dobbiamo ricostruire. Poi dopo che avremo, diciamo, ricostruito, saremo riusciti magari a dare una bozza di organico, potremo capire dove possiamo arrivare, quanto ce la possiamo giocare, con chi ce la possiamo giocare. Quello che interessa a noi adesso è di non sgretolarci, visto che sia magari il signor Bellè nell'intervento precedente ha parlato di basi di argilla. Ecco, noi non pensiamo di avere proprio delle basi di argilla. Secondo me possiamo avere delle basi magari non di cemento armato, ma magari di mattoni, quelli belli pieni come si usavano una volta. Di ferrovia, quindi speriamo di mantenere le fondamenta e di poter salvare innanzitutto il titolo della Gioiese. Certo. Poi, è la cosa più importante. Gioia Tauro è una città strana, Pino, questo te lo dico, perché oggi ti parlo in questi termini, domani mattina si potrebbe svegliare il pazzo di turno che dice datemi la squadra, faccio una squadra per salvarmi, da playoff e mi salvo direttamente, perché ancora ci sono i punti in palio. Però ti dico, Gioia Tauro è una città strana. Può succedere che noi retrocediamo con 4 punti, può succedere pure che ci salviamo, cioè non te lo so spiegare in altri termini, Pino. Hai ragione tu, non facciamo programmi a lungo termine e non sparire, questo è quello che conta per noi, perché ci siamo passati 8 anni fa quando è finita l'era Rombolà, e io insieme ad altri amici, senza essere imprenditori, senza essere commercianti, senza avere un centesimo, abbiamo preso quella squadra, l'abbiamo iscritta in prima categoria, abbiamo salvato una matricola che era quella della Nuova Gioiese, che vive dal 1967 ininterrottamente, e quindi l'abbiamo riportata con l'aiuto di altri in Serie D. Ora noi abbiamo un obiettivo, non fare morire questa squadra, e questa è la cosa che conta adesso. Poi se domani ci saranno altre possibilità, ben vengano. Grazie Antonio, buona serata, grazie immensamente, grazie, grazie mille. Ciao Antonio. Sono io che ringrazio te e saluto tutti gli ospiti di studio, tutti i telespettatori. Ciao, ciao, buonasera. Un grande abbraccio, ci sentiamo alla prossima. Ciao, grazie, continua avanti. Ciao. Ciao. Mauro, programmiamo il giorno di ritorno? Facciamo un po' di piani, no? Per il giorno di ritorno, cioè errori magari da non ripetere, non è che siano stati tanti, ma magari accorgimenti per fare un giorno di ritorno. Dacci un po' di ingredienti necessari per fare un buon girone di ritorno. Cosa occorre intanto? Ti posso suggerire una cosa che mi pare ovvia, anche perché è la cosa più facile, quindi vorrei fare bella figura in questo senso. Non cali di tensione, alta concentrazione fino alla fine. Beh, questo è facile. Il difficile tocca a te. No, per fare ancora mancano 2 giornate per il ritorno. Prima dobbiamo giocare questa. Beh, addirittura, allora mi sfugge la domanda. Dopo per il girone del ritorno, ripeto, prima giochiamo questo, dopo vediamo il ritorno, ma sempre la concentrazione e il gruppo, soprattutto. Il gruppo è lo più importante di tutti. Però se mi fai questa affermazione io ti prendo per... Cioè, ma cos'è che ti preoccupa? Ti preoccupa qualcosa? Perché ti vedo preoccupato, no? No, cioè, cosa perché... il bianco, Roccella, cosa ti preoccupa? No. Rispetto a tutti, preoccupazione di nessuno. La preoccupazione nostra deve... lavoriamo all'interno nostro e la portiamo in campo. Tu che hai lodato il gruppo di questo, di quell'altro, Maida, avete sentito amici, quanto poc'anzi ha detto Mauro, ma del tuo gruppo cosa dici? No, il gruppo... È un bel gruppo. Il gruppo, vedi, quando tu giochi in una squadra di prima classifica... O c'è qualcuno che ti va, insomma, di tirare per il bavero, rimproverare adesso? Quando tu giochi in una squadra di prima classifica, tutti vogliono giocare. E quindi noi ce l'abbiamo 2 giocatori per posto. Questa è una gara ogni giorno, quindi hai bisogno sempre di sistemare qualcuna cosa, perché non tutti possono giocare, si gioca con 11. Magari il che sta fuori può giocare titolare, ma in questa giornata non le tocca, le toccherà l'altra. Quindi hai che gestire quella situazione negli spogliatori per sapere... È chiaro, è chiaro. Io faccio parlare molto Mauro, così insomma facciamo fare un record positivo a Saro Bellè, no? Che viene tacciato insomma di essere molto presenzialista e cose. Insomma, parlando Mauro, abbiamo un'audience femminile che alza. Possiamo far fare l'avvocato, gli può cedere un po' la toga o cosa lì a Mauro in questo momento e fare il difensore di una causa per cui ci siamo spesi tantissimo anche in questa nuova annualità. Qui criticano tantissimo, ma sai, qui si riaprono tutti quanti la bocca di tuoi connazionali che vengono qui a levare il posto ai ragazzi insomma calabresi. Ci sono tanti argentini che giocano qui nel campionato. No, io sempre... Che difesa puoi assumere per... Io questo c'è una visione particolare perché nel 1882 si è andato un italiano a Argentina, come 3 milioni di italiani che si hanno andato e là abbiamo aperto lo braccio a tutti. Ma nel calcio però, Mauro? Ma il calcio è globale, no? Il calcio non è né italiano, né argentino, né svizzero, né germano, è mondiale. Questo... È vero che i ragazzi del posto non hanno più fame, hanno poca fame o cosa? No, questo... invece i connazionali hanno tanta voglia di... No, io questo parlo un po' della situazione prima, dello valore. Io vedo che... Vedo tanti ragazzi che se lo lascia al buio in tante situazioni del calcio, di scuola, di vita come il calcio, perché si parla sempre di o vince o non serve nulla. Sì. E il calcio deve essere una scuola che ti fa imparare il regolamento d'orario, gruppo, amicizia, rispetto, certo. Tante cose che si stanno perdendo assai. Sì. Perché... mi piace questo presidente della Gioiese che va sui ragazzi nel senso di che con un'idea noi vogliamo rispettare questo titolo e portarlo in avanti. Ho sentito che qualcuno dice che non lo vuole, che va a cadere. Sì. Alla fine sta rispettando un'idea di mettere il petto avanti tutti in una situazione difficile e sì. Questo sono lo che i ragazzi stanno imparando. Ante questa situazione dobbiamo essere qua, dobbiamo essere presenti, dobbiamo rispettare, dobbiamo portare la maglia in avanti. Se capisce qual è il punto? Bene, sì. Quindi pure bello quello che dici, certo. Nei ragazzi di 14, 15, 16 anni se vedi che ante la prima frustrazione mollano subito. Okay. E questo se deve cambiare un po' la situazione della testa. E si è fatto tardi e allora come al solito insomma questo tratto finale viaggiamo velocissimi. Allora intanto Reggio Ravagnese, Cittanova e poi facciamo fare un'analisi a Saro Bellè. Servizio. Proprio a ridosso della zona playoff, prima di passare alle immagini salienti grazie al contributo di Mirko Giacovello, diamo uno sguardo all'11 allenato da mister Misiti che manda in campo Currà, Trepali, La Villa, Foti, Cordova e Polimeni, quartetto difensivo Pannuta, Puntorieri, in avanti Cappelletti, Cormaci e Beceiro. Al settimo, prima occasione di Marca Ospio con il tentativo alla distanza di Scarcello, respinto da Currà, si avventa sulla sfera Tapparello che appoggia per Condemi, esterno destro che termina sul fondo. Al 26esimo batte un colpo la Reggio Ravagnese, punizione di Puntoriere, sfera che termina direttamente sul fondo. Poco dopo la mezz'ora Ricciardi per Scarcella, il quale serve Infusino in area di rigore, prova il diagonale che si spegne di un soffio sul fondo. Al minuto 43 ancora Puntoriere sul punto di battuta, palla messa dentro per Buda che tutto solo colpisce di testa trovando il gran riflesso da parte di Palumbo. Termina così una prima frazione piuttosto noiosa, squadre negli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Passiamo con le nostre immagini della ripresa. Dopo un giro di lancette Beceiro scappa sulla sinistra, mette il cross sul secondo palo per La Villa che va di testa trovando il salvataggio sulla linea da parte di Gioffre che salva porta e risultato gol sbagliato, gol subito e la dura legge del calcio. Al minuto 55 Foti regala palla a Condemi, il quale serve Tapparello che calcia trovando la deviazione della difesa, si trasforma in un assist per Infusino che manda in rete per il vantaggio del Cittanova. Inizia girandola dei gambi, minuto 68 tocca a Mescar per Cappelletti, 5 minuti più tardi lancio in profondità di Ricciardi per Condemi, mette dentro ancora da Infusino, respinta provvidenziale di Cordova che salva i suoi. Minuto 87 tocca a Sottillotta e Falsia, il luogo di Pannuti e La Villa, ultima occasione di Marca Amaranto con Polimeni, cross sul primo palo per Cormaci che non arriva per centimetri alla deviazione vincente. Triplice fischio a Longhi, bovetto di Croce Vallaniti, Reggio Ravagnese che cade con il Cittanova calcio, decide la marcatura al minuto 55 di Infusino. Saro, Cittanova c'è? Veloce che siamo alla fine. Saro, mi senti? Sì, ora sì. Cittanova c'è. E Reggio invece? Sì. Vabbè, Cittanova c'è, sta facendo bene, e poi se non ci fosse stato Cittanova allora già il campionato sarebbe finito. Sentivo dire che si vuole rinforzare comunque in questi 15 giorni, d'altronde anche l'Ardore, ho sentito poco fa, che prenderà Zampaglione, quindi l'avvocato Milniti non lascia nulla al caso, vuole non vincere, vuole stravincere, la verità è questa, quindi lui... che avrà 80 sponsor appena il campo sarà aperto, se l'è portato a pranzo ieri, Saro, l'ha fatto mangiare bene, è ammirevole quello che fa lui, e se gli avanza qualche giocatore che ce lo mandasse a Villa, tanto a Villa viene e gioca solo per la presenza. Saro, scusa, non ci hai detto ieri, Saro, non ci hai detto ancora, abbiamo ancora parlato Gallico Pellero, che partita è stata? Ne abbiamo parlato? No, mi pare di no. No, vabbè, ora parliamo Ravagnese, poi diciamo Gallico Pellero. Allora, che dire, ieri avete detto, dalle immagini c'è stato Buda che ha avuto un'occasione eccezionale, ha avuto una prontezza di riflessi il portiere e ha deviato un gol praticamente già fatto, ma succede che si possano mancare gol, così come l'ha mancato Condemi alla fine. Cioè, è stata una partita da 1x2, alla fine l'ha spuntata la squadra che più di tutti ci ha creduto e ci crede, che insegue, diciamo, la prima postazione, però in questo momento è un po' lontana, 10 punti sono tanti per le Cittanova. Graziano Nocera ovviamente lotterà fino all'ultima partita su partita, però questo è un risultato che penalizza molto la formazione di Visiti. La cosa interessante è che invece la partita è stata arbitrata da Margherita Pittella di Crotone, che mi dicono che ha fatto un'ottima partita, quindi ben venga, dopo il successo delle nostre ragazze contro la squadra campione del mondo in Spagna, viva le donne, avanti le donne, perché le donne sono sicuramente migliori di noi, che se ne dica e che ne sentiamo. Confermo. Quindi, che dire, la Propellero ha fatto sua, diciamo, una partita impattando sul risultato di 0-0 contro una formazione, quella di Gallico Catona, che è ormai orfana dei calciatori migliori. Zampaglione sta andando ad Ardore, era andato a Rosarno, poi Rosarno è stato esonerato di Domenico, che era l'allenatore e che per coincidenza era pure il cognato, quindi le squadre cercano di rafforzarsi. Gallico Catone in questo momento deve capire cosa vorrà fare da grande, continuare a inseguire i progetti che si era posto all'inizio. Io penso che Antonio Lopresti, un avvocato giovane e ambizioso, ed il figlio del mio grandissimo amico Nino, a cui è titolato lo stadio di Gallico, farà di tutto per attrezzare in questi 10 giorni la squadra per quantomeno tentare il tutto per tutto fino alla fine. Certo è che è importante il rientro di D'Agostino, che è infortunato, e poi già da domenica il primo test importante lo farà a Melito fuori casa, ma fuori casa comunque il Gallico Catona ha sempre dimostrato di esserci, forse più fuori casa che in casa. In casa deve costruire gioco e non riesce a farlo da più di una partita, tant'è che c'è questo distacco, e il distacco è dovuto al fatto che in casa si sono persi troppi punti. Quindi, che dire, la squadra che all'inizio doveva essere l'ammazza grandi era proprio il Gallico Catona, retrocesso dall'eccellenza, che si era organizzato per ritornare in eccellenza. Poi non dimentichiamo che ci sono state vicissitudini societarie interne, certo. Ci sono dei dirigenti che hanno avuto delle disavventure, quindi noi auguriamo che tutto finisca per il meglio, però in questo momento a Gallico Catone c'è stato un grosso scansone, un trambusto notevole, per cui è un po' difficile pensare di avere lo stesso obiettivo di quando si è partiti. Saro, scusami. Tutto è possibile nel calcio. E volevo dire, a proposito di Gioiese, volevo dire ad Antonio Romano che per quanto riguarda diciamo, la consistenza granitica della Gioiese è proprio questa. Ora stanno facendo le mura di cemento armato con il settore giovanile, perché quando mi dice che dai pulcini all'Under 19 stanno facendo benissimo, è così che si costruisce una squadra di interregionale che possa resistere. Certo è che in questo momento chi ha pensato di poter fare l'interregionale con una situazione interna così come quella che c'è stata, è chiaro che non aveva le gambe forti, ce l'aveva sicuramente d'argilla. Il futuro speriamo che sia quello su cui bisogna puntare, quello del settore giovanile. Quindi, Saro, in gamba sotto questo aspetto. Saro, allora, e poi chiudiamo, un minuto ancora perché abbiamo già raggiunto il limite temporale anche per questo nuovo appuntamento. Su un servizio, io devo mandare almeno un paio di servizi ancora, questo da registro, eccetera, eccetera. L'assist me lo devi fornire tu e così poi ti salutiamo, eccetera, eccetera. Qui adesso manderemo Scalea Palmese. Come dire, cioè la squadra che ha maggiormente, diciamo così, impressionato negativamente, lo Scalea che era attesa in altura, no? A posizione insomma di vertice, e la Palmese che ha fatto bene benino, ma quantunque giovane qualcuno si aspettava qualcosa in più, forse magari anche noi. Tu? Ma guarda, non possono vincere tutte le squadre del campionato, Scalea, no, Palmese, no, Cittanova, Sambiase, ma guardate che tutti partono con delle idee bellicose, però poi alla fine, se vogliamo, la Palmese è sordiente in questo campionato. Capisco che c'è un presidente vulcanico che addirittura sponsorizzava la Gioiese, però voglio dire, gli organici non è che si fanno di colpo, si costruiscono in un giorno. Noi facciamo l'esempio del Catanzaro. Il Catanzaro sta facendo bene perché ha mantenuto l'organico e l'ossatura dello scorso anno. A Palmi credo che siano stati cambiati molti giocatori rispetto a quelli che hanno vinto il campionato dello scorso anno. Perché? Perché qui c'è sempre la voglia di strafare, di stravincere, e spesso si buttano soldi puntando su calciatori che non c'entrano nulla con il calcio e con la categoria. Bene dice il portiere argentino che l'italiano è andato in Argentina nel 1832, però se andiamo a giocare nei dilettanti, gli italiani in Argentina sono partiti da zero, oggi addirittura voglio dire, occupano posti di grande rilievo. Quindi dall'Argentina sono dei grandi campioni. La situazione dell'argentino, la maggioria, la maggioria dell'argentino che viene sono fuori di quota. Aspetta Saro, aspetta. Aspetta, facciamo parlare Mauro. Allora sente, la maggioria dell'argentino che arrivano a Italia sono argentino che, come qua hai la situazione del fuori di quota, in Argentina non le fanno contratto fino a 19 anni e quindi la squadra lo lasciano via. Quindi qua per il fatto del fuori quota trovano una situazione, giocare in una prima squadra perché hai bisogno di due fuori di quota, e i ragazzi di qua, d'Italia, la maggioria in questa età se vanno a lavorare o se vanno a studiare, non vogliono giocare calcio, quella è la verità. È giusto. Guarda, ne ho visto uno ieri bravissimo, col Gallico Catona, proprio un ragazzo veramente forte, argentino. Quindi ti fa piacere quando vedi un ragazzo forte. Il punto è quando nella Locri ne arrivano 6-7 in una squadra, è un insuccesso per la squadra, non per i ragazzi. Il concetto non è contro i ragazzi. Ben vengano 6-7 ragazzi in una squadra, ma tu in un paese dove fai la promozione o la prima categoria, se in prima categoria tu non riesci ad avere 10 ragazzi del posto, che la fai a fare la prima categoria? Sicuramente una sconfitta per il paese. Ok, grazie Saro. Grazie Saro, dobbiamo chiudere. I ragazzi ben vengano, saranno sempre accolti. Io ho 5 extracomunitari che giocano, sono arrivati con i balconi e giocano tutti con me, 5. Grazie Saro, ne avevo altri 5. Saluto. A lunedì prossimo. Quindi io sono adesso uno che saluterà il Presidente. Include. Benvengono gli argentini, anzi vieni qualche volta da noi e prepara i nostri portieri. Ok, grazie Saro, a lunedì prossimo. Arriveremo. Ciao Saro. Stai facendo una bella cosa. Grazie Saro, a lunedì prossimo. Ciao, allora Bruzzè, qui se è vero come è vero, no? Sarà vero sicuramente, come dice il Presidente, porte aperte, allora c'è da fare un appello, no? Per la partecipazione a questo derby. Sì, non c'è l'ufficialità. Ho visto ieri che hanno fatto i lavori, hanno inibito la tribuna con una recinzione. Allora faccio un appello di riserva, comunque stare vicini in qualche modo alla squadra. Non lo so. Credo che se tutto va come da grottesca, mi rendo conto. Credo però che se va tutto come da programma e in questi giorni arriva l'autorizzazione da parte del comune, cade con la partita giusta, perché c'è il derby col bianco, appunto, dove c'è entusiasmo anche bianco perché ne ho promosso in promozione, entusiasmo d'Ardore per primi, perché siamo primi in classifica, quindi tutto lascia presagire ad una bella giornata di sport. Ma in 30 secondi, Maro, veramente in 30 secondi, perché abbiamo parlato di Argentina, giovani argentini, eccetera, eccetera, ma ragazzi buoni qua ci sono, perché anche si lamentava Saro, cioè ragazzi giovani, ecco, ci sono. Dove li hai visti più o meno? Cioè, dove... Io lo ragazzi buono che l'ho visto, per esempio, l'ho visto in Platì assai. Mi hanno andato a allenare un paio di giorni a Platì e lo ragazzi che sono i ragazzi che giocano sulla strada, capito? Quello sono buonissimi. Che vanno tesserati, no? Intanto, no? Sì, perché sono... sono di quel paese. Sono di quel paese, ma a me mi hanno piaciuto perché sono i ragazzi che... C'è fame. Eppure sono i ragazzi che giocano... per gioco, per divertimento, quindi c'è immaginazione del calcio, questo è importante. Senta, non ho una domanda specifica, faccia lei una risposta a piacere, appelli, vuole dire qualcosa a chi si sentirebbe più insomma di mettere adesso all'attenzione, cioè i tifosi, l'amministrazione comunale, ecco, in maniera che mi comprenda tutto quello che non siamo riusciti a dire nel corso di questa ora. In modo molto sintetico ritengo che... Si apra, non si apre il campo? Comunque. No, allora io spero che in settimana, io domani cercherò di interloquire con... Cosa promette? Con i vertici commissariali per avere, perché mi pare che i lavori sono stati fatti, quindi dopo l'incontro con i funzionari del Genio Civile e quelli del CONI, la commissaria... Per lei ci sono le condizioni? Sì, no, la commissaria ha detto che appena si sarebbero fatti i lavori avrebbe autorizzato, quindi domani già sapremo qualcosa. Per quanto riguarda, quindi dal punto di vista amministrativo, penso una volta risolta questa vexata questione poi si possa giocare a porta aperta e quindi sarà un grande sollievo soprattutto per noi, per quanto riguarda i ragazzi che hanno bisogno del supporto e del sostegno del calore dei nostri tifosi. Che sono stati fondamentali. Cosa vuole promettere? Categoria cosa per quanto riguarda. Come? Cosa vuole promettere? Cosa ci promette? Cosa farà l'Ardore? Ma io non prometto niente, loro devono promettere. No, se tu non prometti, loro devono promettere. Io posso promettere. No, allora, come società, noi possiamo promettere. Ma in quei due turni, cosa si è fatto sentire? Che cosa è successo? Perché ma se ieri hanno vinto 4-0, significa che la società si è fatta sentire. Ma è lei, soprattutto. No, no, c'è Peppe Campino. Ci sono praticamente c'è Sansotta, Nobile, ci sono parecchi, c'è Varacalli. Allora, gli imprenditori sono vicini, non ci sono 3.000 di Gioia Tauro. No, no, è una società abbastanza praticamente compatta, 300. Siamo 8-10 persone, però abbastanza coesi e compatti, siamo uniti nella, nella nostra visione diciamo, organizzativa. Allora, noi non è che possiamo promettere, noi promettiamo praticamente l'impegno dal punto di vista societario. Molte volte si hanno dei ritardi di una settimana, di 10 giorni per quanto riguarda il pagamento degli stipendi, ma è fisiologico perché è legato soprattutto ai bonifici che arrivano dagli sponsor e quindi è tutto collegato naturalmente anche con le nostre quote e quindi però finora siamo stati sempre attenti. Diciamo da quello che c'è in giro forse siete tra i più virtuosi. Sentendo l'intervista di Ballarino del proprietario della Reggina, penso di sì praticamente. Ancora ottobre, no, ma io non voglio. Allora, che è uno tra i più, insomma. No, io voglio. Precisi, allora, servirebbe la precisione assoluta. Però la perfezione non può esistere. Sì. Questo è. Però noi gli siamo stati sempre vicini, tutto quello. Per quanto riguarda il campionato dell'anno scorso non c'è un calciatore, un tecnico che si sia lamentato sia abbia un credito di un solo euro. Quest'anno praticamente abbiamo già tempestivamente pagato gli stipendi di ottobre, nei prossimi giorni pagheremo quelli di novembre praticamente. Quindi sotto il profilo societario è logico dal punto di vista calcistico, naturalmente io lo dico sempre dall'inizio, che visto l'organico, perché noi siamo, non voglio essere supponente o arrogante, però voglio fare un paragone con una squadra di Serie A dell'Inter, cioè tu vedi entra praticamente, esce Barella ed entra Frattesi, cioè voglio dire, no, ne abbiamo, e come dice prima lui, ha detto giustamente Mauro, siamo 20, vogliono tutti giocare, per ogni titolare, per ognuno c'è la riserva, c'è il competitor, non lo chiamiamo riserva, io parlo di 20-22 titolari, sì, perché mi piace parlare sempre così, perché per me sono tutti due titolari, due per ruolo. Benissimo. Abbiamo due per ruolo, quindi voglio dire, e chiudiamo così, il mio appello naturalmente è che ai tifosi che vengano, accorrano ancora di più per sostenere questo Ardore, che speriamo sia l'anno buono, perché è il secondo anno, l'anno scorso abbiamo perso una finale playoff e ci poteva stare, non abbiamo fatto drammi, siamo ripartiti in modo serio e sereno praticamente, cerchiamo di essere quest'anno, di concretizzare un lavoro che è partito nel 2019, sì, che ci ha visto dalla seconda categoria, se vuole Dio, facendo enormi sacrifici pure, quindi forza, che magari non sempre si vedono ma ci sono. Grazie, grazie a Minniti, grazie a Bruzze, grazie a Beltramella, a voi amici, a chi si è collegato sul web. E adesso i servizi che ancora dobbiamo vedere, che ho promesso che ancora dobbiamo vedere, quindi i servizi chiudiamo, grazie, a lunedì prossimo. Marcello Montesanti racconto della partita dopo un giro di lancette e lancio in profondità di Lopez per Leone che cerca il pallonetto sfortunato, l'attaccante bianco stellato, risposte agli uomini di mister Crucitti al settimo con l'azione personale di Deza che va in slalom gigante, si perde sul più bello calciando centralmente alla mezz'ora, torna in avanti lo Scalea con Leone in azione personale, sprinta sul binario destro, la sfera dentro per Barbarossa che calcia trovando la gran risposta da parte di Zampaglione, era comunque tutto fermo in posizione di offside del numero 10. Controribaltamento della Palmese ancora una volta con Deza che si mette in moto, la conclusione impegna Garnero e poi Rakenberg ancora non inquadra lo specchio della porta. Parziale che cambia al minuto 36 dal mancino di Dibiase, la sfera allontanata sui piedi di Chemi che manda in rete il pallone dell'1-0 per i bianco-stellati. Palmese che prova a rialzare la testa prima del duplice fischio con il cross dalla destra di Gandini per Tapia che colpisce di testa trovando il salvataggio del match winner. Sin qui Chemi che mostra tutte le sue doti anche in fase difensiva, va così in archivio la prima frazione di gioco con lo Scalea avanti per 1-0. Passiamo con le nostre immagini a cura di Enzo Caselli al film della ripresa con la Palmese pericolosissima al minuto 57, il corner di Gandini trova la testa di Novoce che non inquadra lo specchio per un soffio, primi cambi con Guerrisi che rileva Catalano poco dopo l'ora di gioco, nel finale tocca a Merida per Gomez, Palmese totalmente riversata in avanti dalla rimessa laterale, di nuovo ci prova Reichenberg dalla distanza, ancora una volta impreciso il numero 7 al minuto 88, Palmese con la forza della disperazione trova l'1-0 con Esteban Gomez che da pochi passi riesce a deviare gonfiando la rete dell'1-1. Questa l'ultima emozione del Longobucco, la Palmese la riacciuffa 2 dal termine, termina 1-1, primo pareggio fuori casa per la compagine mister Crucitti. Rotola il pallone e per primo va sul rende Deraro, questa volta piazza questa palla per Ciamontani, è un po' in avanti per Ciamontani che cerca subito di volata, galoppa ancora per Ciamontani, entra in aria, deve andare a chiudere e evita molto bene, stava a far commettere fallo ma poi ha capito, no? Verso che ancora non ha trovato, attenzione che si porta questo pallone molto bene per Ciamontani che tocca il pallone e fa un gollazzo! Fa un gollazzo per Ciamontani, brucia tutti e brucia anche noi che pensavamo che non ci arrivasse. In avanti su Villella che si è portato davanti alla possibilità di Ciae, ma poi va in scivolata, ancora la mette forte in mezzo, ce l'ha verso sul destro, ancora non riesce, Marino va a chiudere, Calomino adesso ancora riconosciuto che va a chiudere, poi molto bene verso, cerca di prendere il tempo, ce l'ha sul destro, la vuole lì, è fuori. Adesso Aiello va col sinistro, poggia su Zicarelli che cerca di far sfilare il pallone, era uscito, va Moscero, toccato il pallone dall'altra parte, Moscero va ancora al cross, va sul riconosciuto, il pallone resta lì su Fayet che ancora De Fazio che vuole andare sul fascia, poi prende posizione in mezzo, arriva molto bene, questa volta sbaglia per Ciamantoni ed eccolo qua il fischio di questo primo tempo. E rotola la sfera, si foderà dietro verso Denisi, pronto Sì, Van de Fazio in porta diretto, ce la fa perché Aiello va a chiudere molto bene, mi pare che c'è la regola del vantaggio, due giocatori del Reggio, ma cerca la battuta, questo fallo laterale che batte subito su Villella, mette in porta, Villella va centrale, deve andare su Bilotta, attenzione che sbaglia questo pallone, favorisce Ziccarelli che cerca di andare sul sinistro ancora, favorisce Bouvet che arriva di gran carriera, sono saliti anche Faiosè, attenzione al tiro, pallone va lì per un attimo. Attenzione che adesso c'è il nuovo entrato De Luca che vede la porta, era fuori ma lo stesso interviene Martorelli e Catania che va col destro a battere, però molto bene Martorelli legge, segue la traiettoria questa parte, poi adesso Van de Fazio viene fatto fuori dal nuovo entrato De Luca, attenzione questo pallone dietro a riporcio ancora Bouet, attenzione recupera con Catania che adesso ha spazio, Catania cerca la battuta, un attimo Mascaro, ancora Mascaro davanti alla porta, si impapina, fuori gioco, si rialza prontamente, poi intanto, attenzione c'è un pallone là in mezzo, ha dato Catania, si gioca ancora Catania, pallonetto e gol di Catania! Adesso si lamentano che c'era insomma un pallone che era andato in mezzo, ma Catania con molta freddezza ha portato in il raddoppiato 2-0. Attenzione adesso che ancora arriva Spanò, ancora resta a terra un giocatore, Spanò ancora vede il sinistro, lo vede, la porta, Spanò laterale e la Vigor porta a casa questo importante successo. Torna alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi con Ragusa e Trapani, lo fa alla grande, espugnando il Mimmo Rende di Castrovillari per 3-1. Gaspare Cacciola ripropone al centro della difesa il croato Toni Markic con accanto Benassi, davanti al portiere Lamberti, sugli esterni come sempre i giovani Gozzo e Sena. Centrocampo over con l'impiego da destra verso sinistra di Zampa, Aliperta e Vacca, tridente d'attacco confermato con Giuliano Alma, Domenico Maggio e a sinistra Michele Forchignone. Ma l'inizio è shock per il Siracusa perché al terzo minuto una punizione di Capitan Cosenza per il Castrovillari viene deviata dalla barriera azzurra che spiazza inesorabilmente il giovane portiere Lamberti. Reazione a Retusea quasi immediata, al 13° Markic riceve da Benassi ma il suo tiro è debole, parato a terra da Patitucci. Al 16° è Vacca a provarci ma viene contrastato in calcio d'angolo. A due passi dalla porta per Alma che però stranamente fallisce da ghiottissima posizione. Al 38° ci prova invece Gozzo di testa sull'angolo battuto da Aliperta, palla schiacciata ma centrale per il portiere Patitucci. Passano 3 minuti e stavolta dal corner di Aliperta arriva sul primo palo la testa di Alma che trafigge il giovane portiere locale. Ancora Alma al primo minuto di recupero del primo tempo ci prova con un sinistro che finisce fuori, non di molto. Secondo tempo sprombattuto per il Siracusa, il primo tentativo al 7° è del giovane Sena, quindi gol annullato al Siracusa. Ma 2 minuti dopo arriva la perentoria elevazione di Maggio con pallone che finisce all'angolino dove non può arrivare Patitucci. Ribaltato lo 0-1, al 26° il sombrero di Alma costringe Aceto all'intervento falloso, secondo l'arbitro. Calcio di rigore per il Siracusa, si incarica dell'esecuzione Mimmo Maggio che spiazza il portiere del Castrovillari. Sono 10 le reti sia per Maggio che per Alma ed entrambi leader della graduatoria dei capocannonieri. Tenta il Castrovillari di riaprire la partita al 29°, c'è una mischia che vede 3 lisci consecutivi della formazione rossonera, prima il giovane Candilio, poi Coris, infine Novello, palla che si perde a lato. Invece è il Siracusa che va vicino al 4-1 con un gran fendente di Aliperta sul colpo di tacco di Vacca, ma ci arriva il giovane portiere di casa e il risultato rimane invariato. Azzurri che vincono, così come il Trapani e la Vibonese. Domenica prossima gran match al Desimone proprio con la formazione calabrese rossoblù allenata dal mister Boucher.